Nel 1987, ormai diventata un'icona popolare, amata dai salotti bene televisivi ed eletta con 20.000 voti come parlamentare tra le file del Partito Radicale, Ilona Staller, dopo averci provato con dischi più seri negli anni 70, torna ufficialmente alla musica con Muscolo Rosso. Si tratta di un LP di porno pop scritto, suonato e arrangiato da Jay Horus, ovvero Paolo Rustichelli, piccolo genio dei sintetizzatori e figlio d'arte del noto compositore Carlo Rustichelli, autore di svariate colonne sonore per i più prestigiosi registi italiani. Il nostro Jay Horus sarà la mente e il braccio di tutte le produzioni musicali della diva futura per dischi, film e spettacoli. A causa dei contenuti esplicitamente pornografici, il 45 giri di Muscolo Rosso viene pubblicato solo in Francia, dove viene cantato addirittura in televisione, e in Spagna, dove viene stampato anche l'LP. Nonostante la fama acquisita negli anni, il disco non colpisce propriamente nel segno, anche perché brani come Inno, Animal Rock o Goccioline creano un effetto più comico che erotico. La title track però rimane sempre un grande classico, come ci ricorda la stessa Ilona, dichiarando in un'intervista: Muscolo Rosso è famosissima, soprattutto tra il popolo gay, e io sono molto felice di questo.